Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vi devo narrare il nuovo episodio di quello che mi sta succedendo con i cari amici rettiliani che abitano lassù, dove c'è il pianeta luminoso. Beh, lo sapete, no? Che siamo stati con i rettiliani nei giardini del Quirinale, no? C'è stato l'incontro tra la delegazione dei rettiliani e il presidente Giorgio Napolitano, che è stata una grande festa, no? Sono stati celebrati gli studenti della Casa dello Studente dell'Università degli Studi di Roma, perché studenti e studentesse si erano date molto molto da fare per accogliere bene i rettiliani, i quali si può dire che si sono leccati i baffi, si sono legati. E vabbè, ma loro mi avevano promesso che mi si portavano a visitare la Casa del Signore, la Casa del Signore, quindi sono venuti a casa mia con la loro piccola astronave, mi hanno prelevato dolcemente e via, via negli spazi infiniti. E nel corso del viaggio mi hanno detto, ma Serafino Mazzoni, ma tu la casa di quale Dio vuoi visitare? Io ho detto, come quale Dio? Ce ne sta uno solo di Dio, no? È il Dio degli indoeuropei, degli ariani. No, mi dicono loro, si meravigliano, piccolini, carini, che si meravigliano con gli occhi così tuoi. Ma come no? Cioè, l'universo è pieno di dei, è pieno di dei l'universo. Quanti, c'hanno tutti la loro bella dimora, bella lì, se ne stanno lì tranquilli. E ho detto, ma come? Ma non ce n'è uno solo di Dio? Ma no, ma l'universo è pieno. E poi tu, comunque, che Dio vuoi vedere? Beh, andiamo, parliamoci chiaro e tondo, che qua dobbiamo stabilire la rotta. E io ho detto, voglio vedere il Dio degli europei, è il Dio della razza superiore, cioè è il Dio degli ariani, degli indoeuropei, perché io sto in Italia, sono un ariano, un indoeuropeo. E loro mi rispondono, ma non c'è mica un Dio ariano, non c'è un Dio ariano, a meno che tu, Serafino Massoni, non voglia andare a visitare la casa di Giove. Quello sì era un dio ariano. E io dico, ma come? Noi europei siamo la razza superiore, non abbiamo il dio ariano, dobbiamo andare a ripescare Giove. Ma non lo sai che il dio vostro è ebreo? È ebreo, tutti gli ultimi dei sono ebrei. È ebreo il dio degli ebrei, Geova, Adonai. È ebreo è il dio degli islamici, è ebreo. Cioè, semita, è arabo, è semita, che è la stessa cosa. Ed ebreo pure è Dio vostro, è Gesù, no? Gesù, Gesù, è Gesù. Gesù era l'ebreo. Io dico, no, no, ma io, vabbè, portatemi nella casa del Dio cristiano. Chiudiamola così, chiudiamola così. Portatemi nella casa del Dio cristiano. Bene, ci siamo capiti. Allora loro, via, puntano l'astronave, via, di galassia in galassia, superando la velocità della luce, che c'erano le galassie che messe passavano di fianco, non si faceva tempo a entrare in una galassia che già stavamo nell'altra, ma che era una meraviglia. E a un certo punto si fermano davanti a una grande grotta luminosa, bella, piena di luce. Lì si fermano, scendiamo e mi trovo davanti a un vecchietto con la barba bianca lunga, 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 i capelli lunghi, lunghi, lunghi. Tutto triste e malinconico. E io gli dico ai rettiliani, ma che è questo? È il Dio cristiano? E loro mi dicono, sì, vacci Serafino Massoni, vacci, ci puoi parlare, ci puoi parlare, ci puoi. Allora io mi sono avvicinato e io ho detto, divinità, divinità, ma com'è che è così abbattuta? Lei è il Dio cristiano, è il Dio cristiano, c'è una grande potenza, ma com'è che è così anziano, tutto abbacchiato, tutto abbattuto? Lui mi si guarda tutto triste e malinconico e mi si dice, Serafino Massoni, e io ormai so più di 2000 anni che campo qua. E lo vedi, no? Lo vedi? Sono stanco, sono stanco, sono stanco. È l'ora che voi indoeuropei vi fate un Dio nuovo, magari invece di farvelo con le radici ebraiche, fatevelo con le radici indoeuropee, ariane, europee. E io dico, ma come? E mica ce li famo noi gli dèi. Gli dèi ci stanno già per conto loro. Sono loro semmai che fanno a noi. Ma no, Serafino Massoni. E
Gli dèi che stanno nell'universo, cioè abbiamo tutti la nostra dimora, l'avete creati voi, voi l'avete creati. L'avremmo creati noi? Mica ce l'avevo sta potenza noi di creare dei dèi. Ma sì, ce l'avete sta potenza, voi ce l'avete. La vostra volontà che Dio esista, lo fa esistere virtualmente. Io che ti credi? Mica sono reale, sono virtuale. Mi si chiamano una proiezione, mi si chiamano un archetipo, io sono un archetipo della vostra fantasia, sono virtuale, non sono reale, però sono invecchiato. E poi un'altra volta, quando fate, è un Dio unico, un Dio unico, e non lo fate da solo, e non lo fate da solo, ma metteteci una donna vicino, io qua sono 2000 anni che sto solo, voi sulla terra. A me mi avete fatto solo, però vi sposate tutti, ve la fate la vostra bella famigliola monogamica patriarcale, vero? Ce la volete la donna nel letto vostro? Io qua sono 2000 anni che non c'ho nessuno, non c'ho nessuno, non c'ho. E dice, mo è arrivata l'ora per me di morire. E dovete preparare l'erede mio, dovete preparare l'erede mio, se no restate senza Dio, restate senza Dio, preparatevi, preparatevi. Divinità, ho detto io. E noi sulla terra, noi indoeuropei, dovevamo creare un altro Dio? Sì, e stavolta fatelo indoeuropeo, ariano. E chi può essere altro Dio che sostituisce lei, suprema divinità? Dice, guarda, io una mezza idea ce l'avrei, Serafino Massoni, una mezza idea ce l'avrei. Ma siccome la terra ormai è circondata da quella ragnatela, da quella rete che voi chiamate il grande web, e siccome tu, sei quello che sul web ci stai di più di tutti gli altri, mi sa tanto che gli uomini dovrebbero creare Dio a te, Serafino Massoni. E io dico, ma vabbè, però io sono anziano e posso morire. E lui mi si risponde, vabbè Serafino Massoni, ce lo sai che tu comunque campi fino al 2012 perché devi prendere parte alla grande battaglia tra le forze del bene e le forze del male. Poi se muori pure qualche anno dopo, non ha importanza, perché quassù, non ci vieni tu in carne e ossa, ma ci viene l'archetipo tuo, ci viene la virtualità tua. Sei tu che rappresenti il mondo ormai, il grande web che circonda tutto il pianeta Terra. Maestà, è divinità, io ho detto io, divinità. Ma io proprio non riesco a capire come io, un semplice terrestre, possa dire, vabbè, dice, non ti preoccupate. Ti preoccupa, siccome tu rappresenti il grande web e quassù nella dimora. E poi sei pure ariano tu, non ti dimenticare che sei ariano. Prenderebbero due piccioni con una fava sola. Farebbero il Dio che rappresenta il grande web. Che saresti tu, Serafino Mussolini? In più saresti ariano, non ce l'avresti più i problemi del collegamento con i semiti, che sono gli arabi e gli ebrei. Vabbè, io so divinità, io non so che di, non so, non so che di. Io prendo atto di quello che lei mi si dice. Vabbè, e a questo punto diremo pure giù agli indoeuropei che facciano, a me mi diano una donna, mi creino pure una divinità femminile, no? Che siamo due, no? Che siamo due a governare, a reggere il mondo. Non mi vado a passare 2000 anni senza una donna, va bene? Vabbè, e io ho baciato le mani e pure i piedi, e poi via, via, attraverso tutte le galassie, lì si parlava sull'astronave, sui confini dell'universo. E quando hanno sentito la parola confini, i rettiliani si sono messi a ridere. Ridevano i confini, ma non ci stanno i confini, non ci stanno. Siete voi che avete pensato che il mondo, che l'universo c'ha i confini, che si allarga, che si restringe. No, l'universo è l'universo, punto e basta, non finisce mai. Vabbè, chiacchierando, mi hanno riportato a casa mia e io sono qua a raccontarvi l'avventura mia. Vabbè, cari amici, vi saluta tanto Serafino Massoni. A presto, a presto.